Grande spettacolo a Cannobbio per la prima edizione della Mozzafiato Trail. La gara di corsa si è articolata su tre distanze, la 37 km, la 26 km e la 26 km in staffetta, con partenza e arrivo al Borgo Antico. Il percorso, che ha toccato i vari centri della valle attraverso l'antica via Borromea, ha visto un vero e proprio trionfo per gli atleti di casa. La vittoria nella gara maschile più lunga è andata al runner cannobino Cristian Minoggio. Il successo però non è stato affatto facile per l'atleta della Valle Tudo Serim, che ha dovuto lottare fino all'ultimo con il corridore marocchino Elazui Elousine, il quale ad un certo punto della corsa è arrivato ad avere un vantaggio di 2 minuti su Minoggio. Nella seconda parte della gara però vi è stata una strepitosa rimonta da parte dell'atleta di Cannobbio, che è riuscito ad avere la meglio, arrivando al traguardo in solitaria realizzando un tempo di 3 ore 31 minuti 32 secondi. Il secondo miglior tempo è stato quindi quello di Elousine, con 3 ore 55 minuti e 46 secondi, mentre si è piazzato al terzo posto Gabriele Gaffuri in 4 ore 18 minuti e 48 secondi. Oggi, a parte il caldo, è stata veramente dura, perché hai trovato un atleta che ti ha messo in difficoltà nei primi chilometri. Ciao Cannobbio, ce l'ho fatta vincere anche oggi, eh. Ciao! Quello che avevo davanti correva, eh! È forte, forte davvero quel ragazzo, l'ho trovata davvero dura. Ho chiuso gli occhi da cavallo, mia mamma ha detto che ero bianco, mi hanno detto adesso che a cavallo ero bianco, però sai, in casa, boh, bisogna sempre vincere, no? Cioè, c'è gente che voleva vedermi arrivare, sono arrivato e ho vinto. Ciao Cannobbio, ciao paesello! Anche in campo femminile il miglior tempo è stato realizzato da un atleta di Cannobbio. Si tratta di Daniela Bergamaschi, che ha vinto chiudendo con un tempo di 5 ore 14 minuti e 43 secondi. Al secondo posto invece è arrivata Sara Marconi in 5 ore 20 minuti e 32 secondi. Sul gradino più basso del podio Simona Colpo in 5 ore 30 minuti e 44 secondi. La 26 km ha poi visto la vittoria di Gabriele Bacchion in 2 ore 36 minuti 3 secondi davanti a Danilo Filippini ed Achille Amin. Tra le donne, vittoria per Stefania Martino, il tempo della vincitrice è stato di 3 ore 8 minuti e 48 secondi e ha preceduto Monica Moia e la svizzera Nicole Wehle.